come potesse essere la reazione da parte del mondo gay, magari poter utilizzare dei termini insomma, che potessero dar fastidio, non dico fastidio, ma... O argomentazione. Non temeva invece una reazione di essere frainteso dai cittadini taurina, cioè di non essere capito nella sua ricerca? Sì. Sì, difatti questo era il primo timore, nel senso che sapevo perfettamente qual era la barriera. Quando ero bambino, io abitavo nel quartiere che noi chiamiamo di Porta Catania, perché guarda verso Catania. Lì c'è un vecchio quartiere che era il quartiere ebraico prima dell'espulsione del 1492, e c'è il convento dei Domenicani, quindi la vittima e il carnefice erano proprio dirimpettai. La casa di von Gloden era tra la vittima e il carnefice. E adesso questa casa è stata distrutta il 9 luglio del 1943, quindi tra poco l'anniversario, perché nel convento dei Domenicani, che era diventato nel frattempo l'albergo più conosciuto, che si chiama San Domenico difatti, c'era il comando tedesco. Si disse che quel giorno, il 9 luglio, ci doveva essere una riunione che doveva decidere la strategia di difesa, perché già gli alleati, tra di loro alleati, inglesi, americani ed altri, erano già arrivati a Cassibile, quindi erano già sbarcati in Sicilia, perché arrivarono a giugno. E si disse che c'era una riunione al San Domenico, addirittura con la presenza di Kesselring, e questo pare che sia documentato, ma addirittura che ci fosse la presenza di Rommel, che era appena rientrato dall'Africa dopo la sconfitta africana. La città viene bombardata, il quartiere attorno al convento, all'albergo dove c'è la riunione, è quello che è stato più fortemente colpito, ci sono stati 90 morti. Anche questo è interessante, una vicenda che si è voluta dimenticare. Al cimitero c'è una tomba comune dove c'è l'elenco dei morti, ma di questa cosa nessuno vuole parlare. Diciamo, è uno di quegli eventi dei quali non si parla. E c'è un motivo, pare che le segnalazioni su dove bombardare le abbia date uno del posto, un militare che conosceva la città, di cui tutti fanno il nome, che tutti conoscono, nel frattempo è morto, ma finché era in vita, pensate, lui era un uomo molto ricco, aveva sposato due sorelle americane, una dietro l'altra, aveva ereditato tutto il patrimonio di queste sorelle americane ricchissime, le quali però si erano vendicate di questo satrapo siciliano, perché gli avevano imposto di lasciare tutto al comune di Taormina per opere di beneficenza. Quindi lui sapeva che poteva godere di questo patrimonio in vita, però poi dopo avrebbe dovuto lasciare tutto. Si è suicidato a 84 anni perché malato di tumore, era una persona molto intelligente, insomma, non era... E disse: no, io basta, non intendo sottopormi ad accanimento terapeutico, eccetera, e si è sparato un colpo di pistola nel cervello, è stato per 3 mesi in coma e poi alla fine è morto. Ha lasciato una casa di riposo per anziani di 60 posti, ha lasciato un'ala dell'ospedale che ha costruito con i suoi soldi, ha lasciato un terreno che produce un bel mensile in America, nel Montana, ha lasciato un sacco di soldi con il quale il comune ha fatto un sacco di cose, insomma un benefattore. Al suo funerale c'erano 12 persone. Perché si diceva che era lui la persona che aveva dato queste segnalazioni. Io questo non so se è vero, non c'è modo per scoprirlo, chissà, forse un giorno negli archivi lì in America del Pentagono si scoprirà questo, ma non c'è. C'è invece tutta la documentazione di questo bombardamento che avvenne il 9 luglio del 43. La casa di von Gloden si trovava di fronte al comando tedesco, perché appunto era tra il carnefice e la vittima. Fu colpita in pieno, prese anche fuoco, colpita, quindi andò tutto distrutto. Probabilmente molte cose che lì erano rimaste andarono distrutte.
Adesso in questo sito è stato ricostruito il commissariato di polizia. Vedete come? Per garantire. Come la storia fa le sue vendette. Polizia che non fece mai un'irruzione, un sequestro a casa Glidden, nonostante si dicessero tutte le cose, eccetera, le fece soltanto dopo che egli era morto. Ci furono due irruzioni durante il fascismo, nel 1933 e nel 1939, ma Glidden era morto nel 1931, quindi in vita Glidden neanche la polizia fascista era stata, se l'era sentita di violare quello spazio, quindi vedete come è molto complessa la storia, la vicenda. Comunque, io sono nato e sono cresciuto da bambino in questo quartiere. C'era anche in questo quartiere il negozio tenuto da questo cavaliere Raya, il quale era amico di mio nonno. Lui era stato, questo cavaliere Raya era stato appunto uno dei modelli, aveva tutte queste cose. Mio nonno andava lì perché era un collezionista di francobolli. Una volta, siccome anch'io volevo fare collezione di francobolli, avevo detto a casa che insomma ero interessato ad andare a comprare, a vedere che cosa. E mia madre, questa cosa io me la sono ricordata adesso, dopo 50 e più anni, mia madre mi disse: tu in quel posto non ci devi mai entrare. Non mi ha detto perché, però come me lo ha detto, il contesto della discussione, diciamo, io non l'ho decrittato a quel tempo, anche non poteva entrare. Non l'ho però ho capito che c'era qualcosa di hard, come dire, di molto importante. E difatti io mi ricordavo questa cosa, che questo cavaliere Raya e il suo negozio per me erano off limits. Quando poi, durante la ricerca, ho scoperto che Raya, attraverso una serie di testimonianze, era un pedofilo sposato con una donna lesbica che era l'amante di una delle figlie di Geleng e che aveva raccolto materiale relativo all'opera di von Gloden, distruggendo le sue fotografie, che egli stesso era stato uno. E io, quella cosa che mi aveva detto mia madre, mi è scattato il campanello d'allarme, cioè ho capito che tutti sapevano, perché se lo sapeva mia madre, lo sapevano tutti, ma non ne parlavano, perché speravano che tutto questo funzionasse attraverso i divieti. Allora, tu non devi andare in quella piazzetta, tu vai lì. Voi i ragazzi che a quel tempo si giocava per la strada, oggi per la strada non gioca più nessuno, noi giocavamo il famoso gioco del nascondino, no? Che c'è uno che conta, quando ha finito di contare cerca gli altri. Qual era lo spazio? Era tutto il quartiere, quindi capite, no? Ma questo si poteva fare, però si faceva attraverso delle regole di divieto e di spazi e di luoghi che potevano essere frequentati e che noi sapevamo perfettamente, ma lo sapevamo, come dire, perché eravamo abituati alle direttive. Oggi questo, voi capite, sarebbe assolutamente complicato, difficile, no? Come dire a un ragazzino: tu devi navigare su internet perché questo ti fa diventare più intelligente, però quei siti non li devi visitare, figurarsi. Proprio perché gli dici che non li deve visitare, quello li va a visitare. Quindi un altro mondo, ma questo in qualche modo mi ha consentito di recuperare alcune testimonianze di persone della mia età o un po' più anziani, che io davo per scontato che non sapessero nulla e che invece erano un pozzo di rivelazioni. Cioè, comunque c'era una tradizione orale che anche attraverso il silenzio e il divieto comunque era arrivata alle generazioni più giovani. Naturalmente, via via che passa il tempo, tutto questo sparisce sempre di più, però insomma probabilmente abbiamo proprio la necessità di riaprire questo. Non ho risposto alla domanda, però indirettamente sì, ho risposto alla domanda. Come infatti questa chiusura dei taormineesi, io non sono taormineese, sono un'altra zona della Sicilia, anche se vivo a Milano tanti anni, ho trovato questa anche mancanza di curiosità per il. Forse perché il mondo gli arriva dentro, loro non hanno bisogno di andare a vedere, quindi c'è questo senso di fastidio anche,
che io per esempio alla casa di David Herbert Lawrence, che abitò Lawrence, l'autore della Mandria di Ricciata, l'abitò dal 21 al 23 a Taormina. Ho potuto vedere mesi fa, sì, dopo anni, perché nessuno mi sapeva dire dove era, poi lo trovavo, poi era sempre e cercavo di capire, e poi tu mi hai dato la mano anche per trovare la casa, che tra l'altro abitò anche tu, Monica Poit, c'andò lui per qualche mese, o credo un anno. E però un altro paese, un'altra cittadina, aver avuto come capito per 2-3 anni un David Herbert Lawrence avrebbe fatto cartoline, che sono articoli di giornali, così. Invece questa cosa è stata tenuta quasi un po' come quella di Lungo, un po' sotto. È una comunità molto chiusa quella comunità, probabilmente perché il mondo gli è entrato troppo improvvisamente, gli è entrato dentro, insomma, quindi è stata quasi invasa da questo turismo che ha portato benessere, ma anche scompiglio, indubbiamente. La prossima casa che dovrai visitare è Casa Cuseni, quella fatta costruire da Robert Kitson, che è un altro personaggio gay venuto a Taormina, faceva l'acquarellista. Molto interessante, molto importante, perché era amico di von Gloden, il quale fotografò la costruzione di questa villa, di questa casa Cuseni, che adesso è diventato un museo. Questa casa abitata da Lorenz in quei 2 anni in cui rimase a Taormina, c'è un carteggio molto bello, le sue lettere. Lorenz era un tipetto anche lui abbastanza particolare, scriveva all'editore, scriveva agli amici e scriveva anche ogni tanto delle impressioni. Quindi è interessante perché lui da questa casa osserva la comunità locale e dice delle cose interessanti. In questa casa il proprietario erede che tu hai conosciuto mi ha fatto vedere un libro. È un'opera teatrale, adesso non mi sto ricordando il titolo, con la dedica dell'autore e la firma dell'autore, è George Bernard Shaw. E si trova dentro questa casa dove questo signore anziano vive da solo con dei cani da caccia, non vuole che la gente gli rompa le scatole come Matteo Collure che la voleva visitare, perché mi devono rompere le scatole, e lui ha un libro che probabilmente oggi con quella dedica ha un valore commerciale incredibile, ma lo tiene lì e non vuole che nessuno lo guardi. Io l'ho potuto vedere perché lui mi ha considerato un amico, diceva a te te lo faccio vedere, non è che faccio vedere a tutti queste cose. È altro dentro la casa, per dire, insomma, questa cosa proprio Truman Capote la deve avere notata, e perché ha scritto un articolo per un quotidiano americano, adesso non mi ricordo quale, durante il periodo della sua permanenza a Taormina negli anni 50, e disse: i taorminesi sono un tipo di siciliano particolare, cioè i siciliani sono degli uomini particolari, però i taorminesi poi un po' più particolari. Perché? Perché sono come i bambini nati in albergo. E cioè, direi, quel bambino che si vede passare davanti a tutto il mondo. Arrivano i tedeschi, arrivano gli scandinavi, arrivano gli americani, più o meno si somigliano tutti, più o meno sono diversi l'uno dall'altro. È come se ci fosse una specie di sala cinematografica che tu a ciclo continuo vedi sempre il film, no? Per cui hai un po' la sindrome del cameriere. Il cameriere ammira molto il suo datore di lavoro, ma lo detesta perché ne conosce tutti i difetti, perché ci vive a contatto, no? Dall'altra è disincantato totalmente, e perché insomma tutte le diversità culturali sono in fondo accettabili, come dire, una specie di relativismo portato alle estreme conseguenze, per cui tutto è accettabile perché tanto ne abbiamo viste tante, tutto è normale. E quindi anche un modo di rappresentare l'identità locale come assolutamente indifferente a qualsiasi cosa. Perché noi non ci meravigliamo di nulla, il bambino d'albergo non si meraviglia di nulla, perché è abituato a tutto. Che è un punto di vista molto interessante, potrei dire quasi antropologico,
ma è anche una gabbia, perché in qualche modo tu ti rinchiudi in questa gabbia, come dire, di cinismo, di totale impermeabilità. Voi potete fare quello che volete, tanto io sono sempre qua. E voi venite qua, il mondo passa da qua. E il taorminese è convinto che insomma il mondo prima o poi passerà da lì, quindi insomma perché devo andarlo a cercare? Io ho aperto il libro con una storia che riguarda un'osservazione che faceva Giovanni. Giovanni ha scritto in un suo, in un suo blog: c'è un editore a Taormina che pubblica dei cataloghi e dei libri su Von Loden, ma non li distribuisce questi libri. C'è uno strano modo di ragionare. Io ho parlato con l'editore e lui mi ha detto: è perché io li devo distribuire, quindi devo dare la percentuale al distributore, tanto da qui passano tutti, se lo comprano perché devo fare la distribuzione. E questo è proprio un classico modello. Matteo,